Siamo qui per la 16ª edizione della Franciacorta Historic, quest'anno in una nuova location che è la Cascina San Lorenzo di Capriolo, una bellissima location baciata dal sole oggi, come lo era stato anche l'anno scorso, insomma baciata dal sole. Poi il meteo l'anno scorso era stato un pochino più particolare, speriamo oggi di avere una bella giornata per tutta la durata della gara. Abbiamo 98 vetture verificate su 101 iscritte, siamo già quasi tutti pronti per la partenza, che sarà alle 11 della prima vettura. La gara sarà sostanzialmente divisa in un paio di fasi. Prima del pranzo ci saranno più o meno 35 km con 28 prove. E nel pomeriggio avremo i restanti 70-80 km con le prove fino ad arrivare alla 57ª, quindi un profilo altimetrico un po' più variabile nella seconda parte, perché ci saranno un po' più di salite e discese nella zona di Brione, Polaveno, Sulzano, Ome, e un po' più pianeggiante la mattina, perché si andrà lungo i vigneti della Franciacorta. Una gara dal formato abbastanza compresso, perché sono più o meno 5 ore e mezza di guida, intervallate dalla sosta pranzo alla dispensa Franciacorta. E bene, io vedo che sono tutti abbastanza pronti, la giornata, come abbiamo detto, ci arriva e speriamo che vada anche tutto bene. Andrea è bravo a preparare queste gare e soprattutto le prove, quindi diventa un vero allenamento e è già una prima prova per quello che tutti stiamo preparando per giugno. La giornata c'è, una bella giornata, quindi credo che il completamento di tutto sia tempo, prove belle e chissà che non venga anche un risultato. Meno prove, ma penso che siano più toste, perché se ne ha messe di meno c'è un motivo. Vediamo, è sempre una sorpresa, è sempre piacevole comunque trovare queste sorprese, ti temprano. Sei vestito come una macchina. Vestito d'epoca anche io. Buongiorno. Non sarà facile, perché gli avversari sono molto competitivi ad un livello molto alto. Che dire, la giornata è buona, la macchina va bene, noi siamo in forma, per cui ci auguriamo il meglio. Siccome è la prima uscita con questa macchina, è un test, quindi il gol è di arrivare in fondo. Bisogna provare e soprattutto far gare, perché provare in un piazzale è un conto, invece con l'emozione e l'adrenalina della gara cambia tutto. Il timido di tocchi agli strumenti li sta accendendo e poi sto mettendo a posto poi i fili. Manca poco. Chi vince questa gara secondo me? Ho ripescato il mio navigatore storico, quello che mi ha consentito di vincere il campionato italiano nel 2014, di vincere due Winter, solo che si concede raramente e questa volta si è concesso, sarà la Pasqua.
speriamo che vada tutto bene. Sono partiti, stanno partendo. La giornata è incredibilmente bella, l'organizzazione sta funzionando, a quanto pare il posto è incredibilmente bello, le macchine sono molto belle. Ho un po' di sorpresine, un po' di cosettine sul... un po' di trucchettini sul percorso, su qualche prova, ma non più di tanto, che ormai i nostri concorrenti sono tutti particolarmente sono pronti e sanno cosa gli aspetta venendo da noi a fare gara, perché loro vogliono un po' di difficoltà e noi cerchiamo di creargliele. Questa è una gara dove tipicamente anche le medie si alzano un po', e proprio perché è insidiosa, c'è un livello tecnico di difficoltà molto alto. È studiata ed è preparata da uno specialista della regolarità che quindi sa come impostare, diciamo, le prove in modo da aumentare il tasso tecnico. Ho sempre favorito questo genere di manifestazioni, anche se Pasqua sono molto impegnato poi per cercare anche di vincerla questa gara qui, ma andrà come andrà, l'importante è partecipare. L'ho vinta due volte questa gara, quindi insomma, mi piacerebbe anche fare due senza tre, no? Capito? Quindi no. Però gli avversari sono fortissimi, quindi boh, vediamo. Ma ecco, tu bisogna crederci. È creata da esperti. L'organizzatore lo conosciamo, padre e figlio che fanno le sorpresine rendono tecnicamente bella questa gara. Poi hanno un'altra caratteristica, pochi chilometri, tante prove, bello, quindi si parte alle 11, orario perfetto, si finisce prima, ecco, tutte queste robe fanno questa gara particolare. Allora, come è andato questo primo assaggio della Franciacorta? Un percorso nuovo, bellissimo, c'eravamo mai stati in questa zona. Prove speciali impegnative, percorso non facile come navigazione,
Adesso facciamo lo spuntino, poi riprendiamo. È venuta solo per questo. Praticamente. Il mio contributo è questo. Anche voi siete, siamo lì, sono tutti. Ah, ce la stiamo giocando? Ma sì, siamo alle prime. Sì, ma se tiro fuori le carte e devono uscire ancora tante. La carta più alta, vince. Penso, vediamo. Diciamo che lo stupore c'è, perché non ce ne stavamo così di essere abbastanza in linea con i tempi. Si lamenta sempre, mi lamento. Si lamenta sempre. I freni funzionano? Questa volta sì. Un po' di odorino, però. Un po' di odorino ogni tanto, sì, però funzionano. Beh, sembra funzionare. Belle discese, belle ripide. Ha cambiato l'olio?
sei stanco di essere il numero uno? Ma il numero uno è dato dall'anzianità dell'auto, che probabilmente oggi è l'unica del 27, e per cui il numero uno è per questo, non di certo per i driver. Non è come il 10 sulla maglia di Ronaldo? No, non mi sento un numero 10. In fondo molto era il nostro bene. Traguardo sì. Molto prima volta con quest'auto. La faccia sembra andata male. No, aspettiamo, non è andata male, però probabilmente quest'anno siamo dietro, vediamo. È stata stancante perché è stata, non si poteva togliere gli occhi dal roadbook, però sempre bella, sempre organizzata molto bene. Il podio sono Belometti e Vavassori, terzi classificati. Ci è mancato un pelo che vincessero anche quest'anno, non ci sono riusciti davvero per pochissimo. Bellini e Tiberti con la 508C, secondi classificati. Guardate questo girocollo, gli ho detto sembri Giorgio Streller da giovane. Sì, Maffi è un privilegio, cioè non è che uno dice voglio Maffi, lui si fa pregare, bisogna... Sì, è un professionista. Bisogna chiederglielo mesi prima, però quando arriva fa il suo dovere e i frutti si vedono. Direi che è andata bene anche sopportare l'avvocato. È sempre dura, era un po' che mancavo, è peggiorato, un po' anche è invecchiato, però dai, mi sembra che siamo ancora in sintonia. Allora vincono questa edizione della Francia Corta Historic Aliberti e Maffi con la loro 508C.